Bentornati in Pokémon Mystery Dungeon Portali sull'infinito. In questo episodio dobbiamo andare da... come si chiamano? Espione Umbreon, perché dobbiamo andare a salvare Munna, in quanto Munna si trova al Monte Kelua e bla bla bla. Allora, dallo scorso episodio ho preso gli strumenti necessari per tutto. Ho preso un baccacedro e un semivita per farvi vedere il funzionamento, insomma. Dovrei generare la roulette V. Lo vado a fare subito. E anche depositare i soldi, non l'ho fatto ancora. Quindi mi conviene farlo prima di dimenticarmelo, insomma. Una volta ci sono stato al Monte Kinoea. È davvero un posto desolato. Credo sarà difficile trovare Munna, bene. Allora, e vai, gira la roulette V, dai. Le onde oggi, vabbè, le onde oggi sono tipo spettro. Io vorrei metterle tipo... non lo sapete già che tipo le vorrei mettere. Provo a girare la ruota. Allora, ho 1000 poche dollari. Se è possibile anche aumentare il logo sulla ruota. Sì, me lo spiega ogni volta, dannazione. Ah, ce l'ho i soldi, bene. Ora inizio. Con 2 sono più sicuro. Vai. Via. Mira bene, avversario. E premi A per fermare la ruota. Se c'entri il mio faccione, hai vinto. Avrai fortuna. Porca miseria, è troppo veloce. No, ho mancato completamente. Non pensavo che aumentasse così tanto. Dai, un'altra volta, un'altra volta. No. Dicevo, non pensavo che aumentasse così tanto la velocità. Adesso che lo sappiamo, a quanto pare la velocità aumenta a seconda di quanti simboli avete. Quindi occhio. Bene, ora devo depositare i soldi e poi possiamo partire. No, soldi, deposito. Ma non è che ho qualche scrigno io. Sì, ho una teca leggera, però lo aprirò più tardi. Adesso non mi va. Benissimo. Quindi andiamo subito da Espeon e Umbreon, come abbiamo detto all'inizio episodio, insomma. E andiamo su. Ovviamente saranno sulla collina, eh. Dovrebbero. Eccoli qua. Allora, siete pronti per andare a salvare Munna? Sì, sono pronto. Le metacarte sono in posizione. Possiamo aprire il metaportale. Il Monte Kelua è molto distante da qui. Per l'andata non avete problemi, ma per ritornare sarà difficile senza le carte. E credo che il viaggio sarà molto lungo. Ora organizzate ti vendo la mente, sicuri di essere pronti? Praticamente è abbastanza lungo quanto il viaggio del Gran Ghiacciaio, questo vuole dire Umbreon. Bene, apriamo il metaportale. Muom, muom, muom. Bene, siamo riusciti a richiamare il portale senza problemi. Se mi sentite un po' diverso è perché sono un po' raffreddato. Thanks, Ashawat. È tutto pronto. Grazie, Espeon. Grazie, Umbreon. Mi devo togliere la vestaglia. Ok. Ok. Ok, è ora di andare. Lasciamo il Poké Paradiso nelle vostre mani. Certo, voi state attenti. Non fate sciocchezze, chiaro? Una volta trovata Munna, tornate subito a casa. Certo. Stare tranquilli, non ci faremo scoprire da High Dragon. Non abbiamo intenzione di metterci nei guai, non temete. Forza, Tonks, andiamo. E si va nel metaportale. Forza e coraggio. Tonks, Ashawott, buona fortuna. Grazie mille. E mi raccomando, abbiate cuore del Poké Paradiso. E addio. Ok. No. Non lo salvo durante le parti. Benissimo, siamo pronti. Eccoci, questa è l'entrata del dungeon. Superandolo dovremo arrivare ai piedi del Monte Kelua, dove si trova Munna. Mi sento un po' insicuro senza gli altri. Beh, forza, andiamo avanti. Non ho capito perché ha detto che ci dobbiamo preparare se c'è un coso qui per prepararci. Comunque, non puoi più tornare indietro, puoi solo proseguire. E proseguiamo allora. E sì. Sentiero Kelua. Ovviamente è un dungeon bla 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 solamente una volta, perché questo è un dungeon che appare solo una volta. Non voglio dire altro, perché è la verità. In quanto tutti quanti portali con le metacarte bla 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 no. Qua anche Eldor. Oh dai, dannazione. No. Muori. Ok. Mamma mia. Wow, siamo al 21. E il mio obiettivo prima di fare una certa azione che andrà più avanti nel gioco è salire fino al 36 minimo.
Ho preso il semivita e la vacca cedro, vero? Ah no, giusto, non la posso usare adesso. Ah, due con Keldur. Porca... Oh, porca miseria. Ok, allora no. Questa cosa è un po'... Dov'è? Ecco. Preferisco... Ecco qua, mo sono più sicuro. E ciao! Porca miseria, quanta gente c'è qua. Ok. Mamma mia, c'è un casino di gente qua proprio. Oh, bravo. Ok. Ho fatto bene a confonderli, sennò vi immaginate che casino. È peggio dei covi di Pokémon sta roba. Dai, ok, proseguiamo. Non voglio fare 50.000 battaglie per salire di livello anche. Appena poi ho IPS al massimo vorrei fare un'altra cosa. Intanto saliamo di livello e saliamo anche nel 21, vero? Sì. Dai, piano piano stiamo salendo. Attacco speciale di Tonks aumenta di 1, di avere speciale aumenta di 1, bene. Allora. Ho IPS massimi, benissimo. Ho preso le bacca cedro. Diamole subito a Tonks che così aumentano i IPS di 2. PS massimi di 2. E anche il semivita lo do a me stesso, perché ho pochi PS rispetto a Oshawott. Se vedete lui ce n'ha 85, io ce n'ho 81 adesso. Molto più resistente Oshawott di Axew. Come tutti i Pokémon d'acqua, più che altro. Come scusate, la maggior parte dei Pokémon d'acqua. Oh, le scale. Ponyard. E abbiamo mancato la sfera forza tutti. Fortunatamente ce l'abbiamo già. Bene. Comunque non so se già l'ho fatto. Per il gran ghiacciaio, dico. Però dovrei sinceramente mettere le annotazioni che vi portano al punto della storia. E considerando che il gran ghiacciaio era abbastanza parti fa, sono un po' indietro. Oddio. Ok, almeno ci sta Oshawott che si preoccupa di quello. Benissimo. No, tuo solo sbadiglio. Ma muori lentamente. Che tanto è stato tormentato Oshawott, quindi dobbiamo aspettare che si sveglia. Ok. Eccole qua le scale. Dovrebbero essere 10 piani come ogni portale con le metacarte, insomma. Devo dire che mi sta un po' annoiando il gioco adesso, dopo aver giocato... Sapete che questa è la mia seconda giocata. Che cosa? Perché si è recuperato? Ah, ho usato acquanello. Dico, il gioco mi sta leggermente annoiando adesso che so tutta quanta la storia. Però la prima volta che ci ho giocato questa cosa mi è piaciuto parecchio. Cioè tutto quanto il gioco. Insomma, ignorate quello che vi ho appena detto, dai. Una teca. Una teca pesante. Un Deino. Ah, super effective. Benissimo. Adesso cosa facciamo? Ma sti Conkeldur sempre in mezzo alle scatole. Ok. Mi sembra che si può anche reclutare Conkeldur. Conkeldur, come lo volete chiamare, lo chiamo Conkeldur. Dov'è? Sì, si può reclutare. Tutti quelli in blu sono quelli che si possono reclutare, quindi... Cioè quelli che appaiono, alla fine sono tutti quanti. Mamma mia, ho solo 7... Dicevo, 7... Come cavolo si chiamano? Doppi colpi. Ora dovrebbe salire di livello, vero? Quasi. Quasi. Un altro paio di colpi mi sa che sale di livello... Doppio colpo, insomma. Eccole qua le scale. C'è anche una bacca... Liegia? Bene. Ok, mi sa che devo aumentare un po' il volume del microfono, perché ho sentito che nelle ultime parti, non so se sono io ovviamente, ma... Oh, porca miseria. Mi è abbastanza basso il volume del mio microfono. Muori? Ancora non ho aumentato il livello questa cavolo di mossa, wow. Ok, dai. Ah.
Muori. Uno, Teka. Teka chic. Tra poco dovrei imparare delle mosse abbastanza buone. E considerate che non vado quasi mai al Keglion Market, dove dovrebbero avere le MT, che io ovviamente ignoro quasi completamente. Perché, ad esempio, Mystery Dungeon Esploratori del Cielo era facilissimo trovare MT. Non dite che non è vero. E il gioco era molto più facile se trovate appunto le MT. Ad esempio, una volta era un Riolu. Ho preso una, come si chiama, Centripugno, che mi sa che è una delle più facili da trovare, stranamente, considerando la potenza. Ma tipo, Palkia in due colpi. Quindi, per questo non insegno MT almeno Oshawott e Axew. Poi al resto della squadra potrei anche insegnargliele, però bisogna vedere. Ma posso reclutarti, Deino? Ah, no. Intanto mi sono rifatto la store di sfera che avevo usato prima. Ah, a proposito del Keglion Market, siamo qui. Ah, t'attacchi a cavolo, la uso anche fuori energia. Muori. Ok. Ora, a parte i soldi che sono nostri di natura. Lentosfera. Ah. Ok. Seme puro. Altro seme puro. Seme turpe. Allora, io prendere il seme puro. Ce l'ho soldi? Ok, ce l'ho. Perché mi sa che se non avete soldi vi... tipo vi uccide questo Keglion. Bene, ora possiamo andare. Adesso non serviva il seme puro, però... sempre meglio averne uno di scorta. Ciao, Conkeldurr. Vorrei far servire un po' la cerazione, perché mi sembra che anche Oshawott ad un certo punto del gioco la impara. Se non la cerazione impara... cioè, se non Oshawott lo impara Dewott o Samurott. Doppio colpo! Ah, questo mi attacca così. Doppio colpo! Abbastanza lento. Wow, già siamo al livello 22, tipo. Oppure non è che so io che... sono, probabilmente sono io che sono sottolivellato, vero? Ah, beh, mi piace stare sotto livello. La difesa speciale aumenta di uno, bene. Ma non ci sono mai state le onde vidacqua, se non sbaglio, adesso. Cioè, dall'inizio del gioco? Può essere. Può essere, può essere. Ok. Abbiamo ancora un attacco coordinato pronto, quindi nel caso... siamo pronti per un attacco coordinato, insomma. Potrei usarlo adesso, però... no, 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 volevo reclutare Deino. No, non ucciderlo. Ok, benissimo. E non l'abbiamo reclutato. Ma si possono reclutare qua i Pokémon? Mi sa di no. O forse sì, ma sono molto sfortunato. Perché neanche uno si vuole unire alla nostra squadra. Dai. Oh. Ok. Ponyard. Dovremmo aver finito. Esatto, allora avevo ragione. Tutti quanti i sentieri creati col metaportale e con le metacarte sono tutti quanti di 10 piani. No, non salvo. Che buio. Dovremmo avanzare a tastoni. Non so. Secondo me l'uscita è da queste parti. Che ne dici, Tonks? Andiamo avanti? Ok, sono nel boschetto. Ah, ma è buio anche fuori. È già notte? Siamo finiti dentro una foresta? Quanto tempo sarà passato? Umbreon ci aveva detto che per richiamare il dungeon le metacarte distorcono il flusso tellurico. Per questo motivo accadono cose molto inspiegabili. Forse questo è uno di questi casi. Magari anche lo scorrere del tempo ne risente della manipolazione. Allora avevano detto che saremmo arrivati dritti alle pendici del Monte Keluea. E tecnicamente dovremmo esserci. Quindi Muna sarà da queste parti, insieme ai Dragon. Con questo buio però non possiamo andare avanti. E non voglio certo rischiare di fare brutti incontri. Non ci resta che accamparci qui, che dici? Benissimo, farò la storia prima di partire e poi... va. Certo che è proprio un posto lugubre. Chissà quanto tempo è passato dalla nostra partenza. Credo che ci vogliano giorni per arrivare al Monte Keluea viaggiando normalmente. Per fare prima abbiamo usato le metacarte, ma... chissà quanto tempo è passato in realtà. Spero non molto. 3 giorni, secondo me, tipo. Se non fosse... se fosse troppo tardi, Munna potrebbe non trovarsi più qui.
Munna, spero che sia bene. Spero davvero che stia bene. Ah, preoccuparci non ci porta da nessuna parte. Meglio andare a dormire presto, così domani saremo pronti e riposati. Ah, ma se hai rinunciato a casa durante il sonno? No, se mi metto in testa certe cose poi non la smetto più. Basta, andiamo a dormire. Buonanotte, Tonks. Sono preoccupato, Oshawott. Tanto siamo noi che abbiamo gli incubi o i sogni. Precisamente adesso, se non sbaglio. Uff. Io che ho detto? Mi senti? Tonks? Chi è? Munna? Munna, stai bene? Sei salva? Sì. In qualche modo me la sono cavata. Sei venuto davvero a salvarmi, sono contenta. Dove ti trovi adesso? Appena fuori dal bosco in cui ti trovi, c'è un'area rocciosa. Mi sto nascondendo là tra le rocce. Ma Aedrengo si sta avvicinando. Sono bloccata qui, non ho via riuscita. Aiutami, ti prego. Munna? Che succede, Munna? Munna! Anzi, ma era... Devo svegliare subito Oshawott. Che strano movimento. Ah! Tonks, che succede? Aedrengo? C'è Aedrengo? Oppure Hydreigon, vabbè. Ah, ma non c'è nessuno. Oh oh, mi sono lasciato prendere un po' troppo dalla paura. Ma cosa è successo? Dimmi, Tonks. Perché mi hai svegliato a quest'ora? È ancora notte, Cosa? Vuoi andare subito a salvare Munna? Come mai tutta questa fretta? Hai fatto un sogno? Quindi se non ci muoviamo subito, Munna... Capisco. Va bene. Mi sembra pericoloso muoversi di notte, ma... Adesso non è il caso di preoccuparsi per una cosa del genere. Andiamo. Dimmi che non mi inizia subito il dungeon. Perfetto, benissimo. Del resto i miei occhi gli sono abituati all'oscurità. Hai occhi brillanti. Sembra che la foresta continui da questa parte. Ma è un remix della foresta dei colori. Un secondo, ascoltate. Sembra di sì. Comunque. Una volta fuori sbucheremo nella zona rocciosa in cui si nasconde Munna, giusto? Forza, se non ci sbrighiamo Munna si troverà in pericolo. Avanti, Tonks. Benissimo. Parte durata a sufficienza, penso. Quanto ci manca per salire di livello? Un secondo. No, tu. 69. Onde vivolanti. Vabbè, adesso vado comunque come al solito in modalità amici a sistemare gli strumenti e poi ci ritroviamo qui quando abbiamo fatto. Quindi, nella prossima parte andremo a salvare Munna finalmente, se questo sentiero porta davvero da Munna. E io vi saluto. Alla prossima parte. Ciao!